Scusate, mi sono un po' ingrifato, mi sono. Poi, complimenti per la gamba, eh. Complimenti, per le gambe. Ho visto Elisa che guardava e ha detto, caspita. Belle gambe, eh. Grazie. Ma le sue sono più belle. Vabbè, ma lei c'ha 20 anni, capirà. Complimenti a quel buon gustaio del Franco che se la becca da 50 anni, eh. Va bene. Ciao Sabrina. Chi è? Un'altra. Chi è? Chi è sta Sabrina? Un'altra. Eh? Non me la ricordo più. Mi ha detto di salutarla. Ah, i miei campanelli. Senti, complimenti. Grazie. Eh? Sono stata contenta. Ah, volevo dire una cosa. Sì. Perché dico di sì? Non io? Dovevo dirlo prima. Comunque vada, volevo dire, sarà un successo. Lo è stato. Ciao, brava. Che personaggi, che meraviglia! Italiani, siete uno spettacolo, lo spettacolo siete voi, il sesto concorrente, andiamo! I won't stand! Go mushing in and stretching out! Riuscimo da Raup! Come si chiama quest'uomo? Questo signore si chiama Luigi Buro. Buro! Da Montello di Lario. Mandello Lario. Lecco, però è di? Di San Severo. Foggia. Fuggi da Foggia. Fuggi da Foggia! Eccolo qua. È a tutte le Foggia. Grazie. Allora, quest'uomo, attenzione, per la sua grande passione che è venuto a dimostrarci questa sera, ha dovuto nella sua vita persino cambiare lavoro. Spieghiamolo allora, Luigi, perché tu sei stato un bravo pizzaiolo. Sì. Sei andato a Mandello dell'Ario proprio per fare le pizze. Quanti anni fa? 30 anni fa. No, quel lavoro lì l'ho fatto per 20 anni. Per 20 anni, ecco. Però non coincidevano gli orari. Adesso... perché trascuravo tutti, la famiglia, la moglie, i figli. Ma anche dovevi trascurare la tua passione, il ballo. Perché ecco, si anche sa, quello. Le pizze si fanno la sera, la notte, si tira tardi. Allora, uno balla... Non riuscivo neanche più ad andare a ballare. E quindi hai cambiato lavoro, cosa fai adesso nella adesso vita? Faccio il muratore. E saluto tutta la mia ditta. Certo. Vabbè. Sei venuto vestito da ballo o da muratore? No, da ballo, sicuramente. No, perché sai com'è, in canottiera una. Bella il tatuaggio, chi è? Questa è la Madonna. Ah, la Madonna. Si dice sempre così quando non si vuol dire chi è, va bene. Comunque. È anche sposato, c'ha delle figlie. Sì, c'ho una bella figlia, si chiama Eco, c'ha l'amore. Ecco, un bacio del papà. A tutti gli amici. E poi è, nonostante, lo vedete, un tipo ginnico, un uomo forte, ha una passione molto delicata. Costruisce dei modelli, dei vascelli, dei monumenti con i fiammiferi. Sì. Cosa hai fatto? La cosa più grande che hai fatto? Beh, io faccio di tutto, velieri, scafi. Ci metti un anno per farne uno, diciamo? No, beh, dipende dal lavoro che ho. Ho fatto anche delle mostre. Peccato che non hai avuto il tempo di portarne una. No, perché infatti mi hanno avvisato ieri. Sì, perché vede, succede, diciamolo, è bella questa cosa. Tanto per spiegarvi come sono lo sbaraglio. Era previsto un altro concorrente, è stato male, un'influenza, un male di stagione. Questo signore, al volo, era la riserva di questa settimana, si è precipitato, ha lasciato tutto, l'importante è essere qui a ballare alla corrida. Cosa balli? Discoteca. Varia. Genere vario. Signori, gustatevi l'entusiasmo di Luigi Buro. Vai, Luis! Haiduk, ci però
iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat VIP și sunt voinic, dar să știi, nu cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mai, nu mai ei, nu mai, nu mai ei, nu mai, nu mai, nu mai ei, chipul tău și dragoste din tăi, mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar nu mai, nu mai ei, nu mai, nu mai ei, nu mai, nu mai, nu mai ei, chipul tău și dragoste din tăi, mi-amintesc de ochii tăi ei. Bravo Luigi, una sagoma, diciamolo, da fare impallidire il molleggiato Celentano a cui un po' ti ispiri con quei, con quel passetto, eh? Sì. Bravo, bravo, sei stato simpatico, sei andato forte. Ok, grazie. Vedrai che i tuoi compaesani ti chiederanno di esibirti okay. più spesso per loro. Che saluto. Se, non come la signora no, di no, prima, no. Questa qui l'ho dedicato ti manca all'Antonio Zungri e suo figlio. E tutti gli amici di Bar della Vista, Simone e tu. Va bene. Ciao. Bravo, 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 complimenti. Ciao, ciao Luigi. C'ho quel passettino. Ma io c'ho quel passettino lì anch'io. Sai che mi hanno dato il foglio di via da certe discoteche, eh? Perché non c'ho tempo perché sudo, sennò ve lo farei vedere. Il settimo concorrente, andiamo, andiamo. I wanna break you now. Via uno sotto gli altri, chi sono questi due Marcantoni? Allora, questi due Marcantoni sono Adriano Gippini da Gippini è quello con la barba, per intenderci. E Domenico Sciarra da Carunchio. Tutti e due da Pontresa. Te sta inventando i paesi. La Vena Ponte Tresa. Ponte Tresa, va bene. Grazie, Luciana. Che c'è? Stai a guardare come... Vanno bene? Bene. Posso, Gerry, un saluto? Sì, dai, lo cominciamo. No, no, solo una cosa. Sì. Voglio salutare tutti i carunchiesi. I carunchiesi? Carunchiesi, il paese dove dov'è sono nato. Carunchio? Dov'è Carunchio? Provincia di Chieti, vicino, di Chieti, vicino Vasto. Ecco, poi invece da tanti anni stai anche tu dalle sì. parti di Varese, insomma, Ponte Tresa. Vi siete conosciuti la come? La Ponte Tresa. La Vena Ponte Tresa. Sì. Vi siete conosciuti come? Eravamo un po' in gaina. In gaina, si dice, insomma, situazioni allegre, sì, brindisi. Sì. Tu sapevi già suonare. Sì, ho iniziato 8 anni. La fisarmonica e si è scoperto che Adriano è un suonatore di strumento un po' particolare. Fallo vedere. Il cucchiaio. Ci sono dei gruppi folcloristici che spesso si esibiscono anche nelle osterie che suonano storicamente questo strumento. E allora noi della corrida ogni tanto li andiamo a ripeschiare. Questa volta tocca a te tenere alto l'onore di tutti, come chiamarli? I cucchiaristi? Cugiarit. I cugiarit. I cugiarit d'Italia. Ha bisogno, grazie Luciana, della sedia perché si esibirà seduto. Ecco, prego, accomodati. Mettiamo il microfono più vicino possibile. Dici tu dove sei comodo, va bene qua? Sei abbastanza comodo? Perfetto. Ecco, quale quale canzone? Una polca. Una polca al cucchiaio, sì. Come il tiramisù, diciamo. Aspetta Luciana, ecco, perché anche la Fisa ha bisogno del suo... Brava Luciana, sembra che lo fai di lavoro, va bene. Ah, avevi una sala da ballo? Dove? L'Olimpo del Liscio, Vialia. Perché non aprite, eh? L'Olimpo del Liscio, Vialia. Perché non aprite? Ma no, io sento benissimo, Jay. E lo so, ma io no, sono sordo. Allora, avevo la sala da ballo. L'Olimpo del Liscio, non c'è più? No,
venduto per, l'ha venduto, per guardare i nipoti. Per guardare i nipoti. Quindi un po' ste cose si è abituata. 13 anni in mezzo alle fisarmoniche. E allora che ti sto a raccontare? Va bene, signori, avevate anche la titolare dell'Olimpo del Liscio. Vai con la polca al cucchiaio, andiamo. Pam pam. Bravi, l'applauso di tutta la platea. Grazie. Che c'è tempo? È un onore. Modestamente, io col cucchiaio, sapete. Anche con la forchetta so forte, ma col cucchiaio. Io lo so che i bambini a casa impazziscono, e anche mio figlio vuol sapere come, ecco, fai vedere a tutti l'impugnatura se vogliono imparare la nobile arte del cucharit. Allora, pollice su qua e dito in mezzo fino a tenerle un po' separate, così, così, e poi picchiare forte, poi picchia giù, stando attenti a... Sarò scemo stasera, sempre sono scemo. Maestro, una cosa facile, sono le prime armi, sa com'è? Eh? Una polca, direi. Come diceva Gianni Morandi, non son degno di te, quindi è inutile rovinare la tua Salutiamo anche il vostro gruppo, come si chiama? I Bulldog. I Bulldog, un nome che è tutto un programma. E sempre noi di Carunchio. E sempre noi di Carunchio. Signori, aiutate Elisa a portare fuori tutto, bravi. Grazie. Complimenti, grazie. Complimenti. Sai che ti... Elisa, prima ti guardavo attentamente, vedevo... sarà la primavera, sarà, non lo so. Hai un viso più luminoso. Bentornati alla corrida, cari amici, eccoci. Sono qui. Avete visto che anche i grandi comici vengono a ridere alla corrida, ogni tanto vengono a trovarci degli amici che salutiamo caramente, grazie. Ciao Antonio. Ciao, eh. Vengo a baciare una serata alla corrida. È bello, è bello. Allora,
Mai Eccoli chiesto, sette sei uomini e una donna? No, sei donne. Scusami, sei donna e un uomo? Sì. Io ho fatto, ho scelto così. Pronti, forti, bravi. Ti vanno Andiamo. Bene? Dai, sì. Seguite lui, via, seguite lui. Troppo. Faccio Cooper, faccio Cooper. Io non faccio niente. Te faccio niente, non te faccio niente. Faccio Cooper, non faccio Cooper. Allora, poverini, non sanno cosa li aspetta. Invece noi sappiamo che adesso arriva l'ottavo concorrente. Andiamo. Come si chiama questo giovane, Luciana? Dimmelo. Questo giovane si chiama Vincenzo Paolillo da Portici, Napoli. Vincenzo Paolillo da Portici. Cosa fai nella vita, Vincenzo? Lavoro nell'edilizia. Sei palista? Sì. Cosa vuol dire? Lavori alla pala? Pala meccanica, sì. Insomma. Quello che scavo. Insomma, c'è attività, c'è lavoro? Sì, sì. Quella è una cooperativa che poi ha preso il lavoro nel porto di Napoli. Cioè, quindi avete un sacco di cose da fare, sì, perché sì. Napoli merita un grande porto e il porto di Napoli è in trasformazione, quindi speriamo che ci sia tanto lavoro per tutti. Sì. La tua grande passione la si può capire anche dall'aspetto. Guardatelo bene in faccia. A chi assomiglia? A quale cantante assomiglia? Mezz'ora, oh. Eros Ramazzotti. Che c'entra? Il taglio di capelli è quello e non lo avete ancora sentito cantare. Di lui si sono accorti gli amici, i compagni di lavoro, perché sul lavoro si sa, per stare un po' allegri, uno canta, un attacca a cantare, eccetera, eccetera. Ma tu sei uguale, ci assomigli, vacci alla corrida. Anche mia moglie dice canta così, si addormenta la bimba. Così. La bimba. Come si chiama la bimba? Ilenia. Un bacione. Quanti anni c'ha Ilenia? È un anno e un mese, un'attina arriva a giugno. Un'altra bambina, quindi in bocca al lupo soprattutto Crepi. Per la tua vita. Non essere emozionato, perché so che se non sei emozionato la fai bene. Qual è la canzone? Stella Gemelli. Mi raccomando, facci sognare come Eros. Vai, maestro, prego. Anche se a notte seguirò questo mio cuore più battere e levare. Tempo d'amore che non finisce mai, oh no. Tutto mio dentro che conosci, che tu sai, vivo un momento più difficile che ormai. Non è bastato aver tagliato i ponti, non è servito aver pagato i conti, se poi resta questa mia maniera d'essere ancora fragile. Io vorrei sapere se tu sei o se è soltanto un volo inutile. Dove sarai, anima mia, senza di te mi butto via. Dove sarai, anima bella, che faccio Questa è la magia della corrida, che alla fine vi ha detto grazie, grazie.
È andata un po' così, l'hai presa con un tono un po'... Di la verità, venendo in macchina da Napoli, quante volte hai ascoltato sta cassetta? Più di 30 volte, una decina di volte. Dovevi ascoltarla 60, è lì l'errore. Bravo, in bocca al lupo. Ciao, in bocca al lupo per il prossimo anno. E andiamo, signori, via, 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 il nono concorrente. Luciana, presentami questo signore. Questo signore è Lidio Pregnolato. Lidio Pregnolato, di taglio di Po Ro. Ro. Da Alpignano, Torino. Ro. Sì, Ro. Ro sarebbe? Rovigo. Abito da Alpignano. Ecco, questo signore è della provincia di Rovigo, però abita. Grazie, Luciana. Però abita in provincia di Torino. Per tanti anni ha fatto una nobile arte. Il barbiere da uomo, eh? Sì. E adesso ormai non lo esercita più, no? No, sono in pensione. È in pensione. Però questo lavoro che ha fatto per tanti anni il signor Lidio c'entra anche con la sua passione. Cioè, chissà perché io lo vedo bene, un barbiere che canta per intrattenere i suoi clienti. Le è mai capitato? Certo. 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 Ci stavano lì o se ne andavano? No, cantavamo tutti assieme. Ah, allora, era un po' una bottega dell'arte. Sì, esatto. Va bene, il signor Lidio, se non erro, è già stato alla corrida quando? 95. Con che canzone? Il barbiere di Siviglia. Ah, beh, sfida, era un barbiere. Adesso ha smesso e cosa fa? Cioè, faccio il Torreador dalla Carmen di Bizet. Caspita, la Carmen di Bizet, andiamo sul complicato, maestro, sì. Sì. Il pezzo è il Toreador. Escamillo il Toreador. Escamillo il Toreador. Va bene. Allora, se il signor Pregnolato è pronto, andiamo a gustarci questo bel pezzo della Carmen di Bizet. Grazie. Prego, Lidio. Che incredibile destino!
qual è l'unico programma culturale della televisione italiana che vi dà in diretta la Carmen di Bizet? È la corrida, la magia della corrida. Grazie. Diciamolo, se non lo facciamo noi non lo fa nessuno. Grazie, ci vediamo tra altri 10 anni sì. con un altro pezzo. Arrivederci. Arrivederci, complimenti. Bene, abbiamo il tempo giusto di conoscere i ragazzi che si esibiranno nel 10° numero. Facciamoli entrare. Ecco, non diciamo niente, diciamo solo i nomi perché da casa devono capire cosa faranno sti ragazzi. Dimmi i nomi, Luciana. Giordano Paolino, Andrea Santori e Rino Santori. Guardateli un po' e cercate di capire chi diventeranno per voi. Tra poco, alla corrida. Siete pronti? Bentornati alla corrida. Vi ho lasciato immaginare chi sarebbero diventati per voi Giordano, Andrea, Rino, Giordano Paolini e i due fratelli Andrea e Rino Santori, e penso che il pubblico qui abbia avuto il tempo di pensarci un po', di vederli con i classici gilet. Chi vi ricordano? Eh? Uno ha detto Fiordaliso. Che c'entra Fiordaliso? Che mica devono essere cantanti per forza. Chi? Eh? Lucia Annunziata, ma che state dicendo? Chi? I Bee Gees, ma sei pazzo? No! Mettetevi in posizione, avanti, dai, fatela. Aldo, Giovanni e Giacomo, ma come si fa a non riconoscerne la pregiata foggia, la scritta dietro? Allora, i due fratelli si conoscono da quando sono nati. Lo straniero è Giovanni, ma che conosce, è Giordano, che conosce i due fratelli da tanti anni. Insieme hanno cominciato, come fanno tanti ragazzi, a scimmiottare questo numero di successo di Aldo, Giovanni e Giacomo. È il numero dei bulgari, dei, come dire, dei contorsionisti, no? Dei funamboli, degli acrobati bulgari. Attenzione, loro fanno il numero tale quale. Quindi vi devo fare una precisazione, amici del pubblico. Anche il numero di Aldo, Giovanni e Giacomo contiene dei piccoli errori. Non sono errori loro, sono gli errori contenuti nel numero di Aldo, Giovanni e Giacomo. Questo dovevo precisarlo per poter giudicare la loro esibizione. Siete pronti, ragazzi? Pronto. Io non perderei altro tempo perché so che siete nervosi. Allora, Aldo, Giovanni e Giacomo per noi sono Giordano, Andrea e Rino. Vai!